Chiedo scusa, riprendiamo i lavori perché siamo tecnicamente a posto. Allora, riprendete posto per favore. Silenzio. Silenzio. Allora, do la parola nuovamente, se si prenota, consigliera Gregori. La consigliera Gregori per finire il suo intervento. Allora, non vi rubo altro tempo, né voglio rubarne anche i cittadini che sono qua. Volevo solamente dire che a mio avviso avere un atteggiamento, diciamo, poco corretto, fatto di scambi di, consentitemi, di provocazioni, no? Anche se sono nell'ambito del politico il corretto, forse non è l'atteggiamento più adatto. È logico che adesso bisogna comunque in qualche maniera trovare la soluzione adatta. Ripeto, secondo me obiettivamente non c'è l'utilità di chiedere un parere legale, perché secondo me non cambierebbe assolutamente nulla. Se poi, come diceva il sindaco Bacci, se c'è un avvocato, qualsiasi persona che può illustrare una strada diversa, ben venga, però a livello legale io non la intravedo questa cosa. Grazie. Grazie consigliera Gregori. La consigliera Santarelli. Gregori. Grazie. Grazie Presidente. Innanzitutto non credo che, insomma, il confronto in un consiglio comunale siano battibecchi o provocazioni, ma semplicemente l'esercizio della democrazia che questo luogo richiede, prima cosa. Poi se l'ora è tarda, insomma, per carità, però credo che comunque la questione meriti di essere approfondita, prima cosa. Poi per entrare proprio sul punto della risoluzione alla petizione, perché quella saremo chiamati a votare, io ritengo che sia opportuno, insomma, intraprendere tutte le strade che possono in qualche modo approfondire e magari portare, perché no, anche a un'eventuale sospensione dei lavori, se questo può essere utile, tenendo però presente chiaramente che il parere di un legale non ha certo il valore di una pronuncia del TAR, perché insomma sappiamo benissimo che in un ricorso al TAR ci sono due legali, uno sostiene una cosa e l'altro sostiene esattamente il contrario, quindi insomma il valore di una pronuncia del TAR è esattamente, insomma, ha un valore diverso rispetto a quello di un parere del legale di parte. Grazie. Grazie consigliera Santarelli, non ci sono altre prenotazioni, quindi chiudo la fase di discussione della risoluzione, apro quella delle dichiarazioni di voto. Consigliere Catani. Sì, volevo fare un intervento prima, ma oramai, cioè volevo dire questo, il parere oramai mi sembra tardivo, perché oramai di cosa stiamo parlando? Qui c'è da fare eventualmente, perché il sindaco prima ha fatto, se ben ricordo, ha detto che c'erano state delle lettere in cui si lamentava qualcuno, no, di illegittimità procedurali. Quindi c'è da fare ricorso al TAR, punto. Se c'è qualcuno che ha da rivendicare i diritti, faccia ricorso al TAR, che grosso modo costa quanto un parere legale. Ve lo dico io, un parere pro veritate di questo tipo costa quasi quanto un ricorso al TAR. Quindi si faccia ricorso al TAR, perché il parere legale vuol dire, comporta perdere del tempo ai colleghi che ci sono, perdere mesi per non fare nulla, allora fai un ricorso al TAR velocemente, se ci sono gli estremi la procedura viene sospesa e stop. Ma già il TAR già valuta lui se ci sono le legittimità, e noi facciamo un parere legale e paghiamo 5-6 mila euro, fai ricorso al TAR diretto. Cioè, questa è l'unica strada, non ci sono. Quindi la petizione, secondo me, pur comprensibilissima, però è tardiva, doveva essere fatta eventualmente quando, nell'aprile, quando abbiamo fatto l'ultimo consiglio, aprile 2017, dovevamo farlo quella volta, allora col parere legale pronto non avrebbero magari fatto, non avrebbe concesso il permesso a costruire, cioè doveva essere fatta quella volta, eh? Questa qui doveva essere fatta. Non è stato chiesto e non è stato fatto. Quindi io, per quanto ci riguarda, quindi pur capendo la situazione, secondo noi non ha più senso fare un parere. Se si vuole fare si faccia, ma non ritengo che sia una spesa utile per il Comune.
Grazie consigliere Catani. Non ci sono altre prenotazioni, quindi chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto e mettiamo in votazione la risoluzione presentata dalla consigliera Claudia Lancioni del Movimento 5 Stelle, risoluzione al punto 25 che aveva per oggetto appunto la petizione presentata tendente a richiedere l'annullamento del piano di recupero Campus Boario e definizione degli interventi minimi ammessi fino all'adozione di un eventuale nuovo strumento. Quindi viene votata la risoluzione. Votazione aperta, prego votare. Sbagliato? Annulliamo, chiedo scuse. Errore. Annulli per cortesia. C'è un errore dichiarato. Si rifà tutto il consiglio. Errore dichiarato, annulliamo. Ricominciamo dalla prima. Allora, votazione ancora nuovamente aperta, prego votare. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 22. Un voto favorevole, 18 voti contrari, 3 astenuti, la risoluzione viene respinta. Votata a favore la consigliera Lancioni, si sono astenuti i consiglieri Santarelli, Coltorti e Animali, hanno votato in senso contrario tutti gli altri. Terminano qui i lavori del Consiglio Comunale odierno. Ci rivediamo, se non sbaglio, il 27 ottobre, non vorrei sbagliare, quindi comunque verrà confermata la data. E sono le ore 0:48, 50 minuti. Ringrazio tutti, ringrazio e saluto il sindaco, gli assessori presenti, il dottor Torelli che è un monumento ormai, perché insomma è fa un grande lavoro. Il tribunale è penale domani mattina. Quindi... Tutti voi consiglieri e le signore e i collaboratori della segreteria. Grazie, buonanotte.